Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video molto particolare perché andremo ad analizzare insieme quelli che sono dei consigli che possono tornarvi utile in quella che è la gestione della qualifica attraverso playoff alla Weekend League e della Weekend League stessa, delle fasi finali del weekend. In più andiamo anche ad analizzare un paio di domande che secondo me vi sono rimaste in sospeso e che ancora non avete ben capito per quanto riguarda quello che è lo svolgimento vero e proprio della Weekend League. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere passerei sulla schermata di gioco che ci dà una mano per capire quello di cui stiamo parlando. Ed eccoci che siamo appunto sulla schermata del FUT Champions, la competizione più amata barra odiata dall'utenza di FIFA. E come potete vedere, in basso a sinistra c'è scritto accessi FUT Champions rimasti 5. Cosa vuol dire? Che al momento si sono disputate due Weekend League e abbiamo avuto i nostri 7 tentativi totali per poter accedere alle Weekend League. Noi dobbiamo tenere come punto di riferimento quella che è la stagione, ok? Vedete in basso a sinistra, dice 25 giorni, 16 ore. Stagione che non è altro quella che è anche facilmente traccabile da quella che è appunto la situazione del pass dei progressi stagione. Anche qua vi dice che è appunto rinnovabile tra 25 giorni e 16 ore. Cosa succede? Che durante quest'arco temporale voi avete la possibilità di giocare 5 Weekend League e per potervi accedere avete 7 tentativi playoff. Questo vuol dire che se andate a perdere due volte i playoff e poi vincete tutti e 5 gli accessi rimanenti, non perderete neanche una Weekend League durante la stagione. Se invece andate a sprecare più di 2 accessi ai playoff, allora dovete stare attenti perché gli ulteriori insuccessi porteranno a un mancato accesso alla Weekend League, quindi occhio. E per quanto riguarda i playoff, inoltre, questi possono essere giocati in qualsiasi momento della settimana. Voi potete anche terminare i playoff di domenica e riscattare l'accesso di domenica e giocare la Weekend League dalla domenica fino a lunedì mattina, perché hanno tolto che l'accesso doveva essere riscattato entro il sabato mattina quest'anno, quindi potete gestirvela un po' come vi pare. E proprio per quanto riguarda i playoff, io ho riscontrato, da quella che è la mia esperienza di gioco, delle fattispecie che secondo me vi aiutano tanto, perché spesso mi chiedete quando mi conviene giocare questi playoff per qualificarmi alla Weekend League. Onestamente io vi posso dire che non conviene giocare questi playoff a inizio settimana per due motivi. Il primo motivo è che se giocate questi playoff a inizio settimana beccate spesso e volentieri tanti giocatori di fascia medio-alta che vanno a cercare di qualificarsi alla Weekend League, e visto che il matchmaking, a differenza di quello che magari possiate pensare, è randomico, quindi voi non beccate gente della stessa divisione nella quale siete durante i playoff, per cui se siete in divisione 6 potete giocare anche con divisioni più alte, rischiate di beccare appunto con quelli che magari sono più bravi di voi. Questo ovviamente è fatto per bilanciare, perché magari quelli che sono in divisione elite, se qualora dovesse essere un matchmaking basato sulle rivals, rischierebbero di non entrare in VL. È chiaro, lo so, magari fa rosicare quando si becca quello più bravo e contro il quale non si può nulla, anche se FIFA 22 con la CPU aiuta, però è comunque parte del gioco. Diciamo che su una striscia di 9 partite, di cui vanno vinte 5 e perse 4 come risultato minimo per accedere alla VL, beccherete magari 6 avversari al vostro livello, 2 che bene o male sono un po' più bravini e uno con la quale veramente non riuscite a fare niente. Quindi il lunedì, il martedì sono giorni che secondo me vi conviene evitare per appunto non prendere questa fascia di giocatori magari un po' più elevata rispetto a quello che è il vostro livello. Quando consiglio io di andare a giocare i playoff, onestamente io consiglierei di farlo magari verso il giovedì, ma anche il venerdì stesso, perché durante il giovedì ma anche il mercoledì sera succede che onestamente si va un po' a perdere quello che è lo spirito sul giocato, visto che iniziano ad uscire le notizie sulla quella che è la nuova squadra della settimana, il giovedì mattina ci sono i premi delle rivals, il venerdì stesso inizia la Weekend League, quindi i giocatori magari un po' più bravi che già hanno preso l'accesso sono già a giocare la Weekend League, e allora voi furbescamente andate a giocare i playoff cercando di beccare un'utenza che è di un livello almeno sulla carta si spera più basso, in maniera tale che così dovreste cercare di limitare la possibilità di failare un tentativo, perché vi ricordo che qualora voi non riusciate a qualificare tramite playoff dovete anche rifare 1500 punti rivals, che se siete in divisioni basse è una vera noia, quindi occhio a gestire bene quelli che sono i vostri tentativi. Prima di passare invece a quelli che sono i consigli su quella che è la fase finale che si gioca nel weekend appunto della VL, volevo parlarvi un attimo di Filmora.
Filmora, come vi ho detto anche nel video precedente, è un programma di editing video di Wondershare gratuito, ma che se andate a sottoscrivere la versione a pagamento vi darà tutta una serie di vantaggi a seconda di quello che è il pacchetto selezionato. Inoltre vi ricordo che con il codice SITOFFER avrete il 10% di sconto all'acquisto. Oggi ci tenevo a farvi vedere una delle nuove feature introdotta da Filmora 10, la versione rilasciata da poco proprio da Wondershare, si tratta del monitoraggio di movimento, che è davvero una roba molto figa. Ovvero, voi andando a selezionare la vostra clip, cliccando due volte col tasto sinistro, avrete a disposizione questo menu. Selezionando con la spunta il monitoraggio di movimento, avrete a comparsa sulla vostra clip video un rettangolino che potrete muovere come vi pare piace all'interno del video stesso, e potete anche andare a comprimere l'area selezionata. Quindi io immaginando di voler monitorare il movimento di Kanté, vado a ridurre tutta quella che è l'area intorno al calciatore. Poi, una volta schiacciato inizia il monitoraggio, vedete come questa rettangolino andrà a seguire il nostro Kanté, ed è una cosa molto molto utile, perché immaginiamo di utilizzare poi un testo, no? Visto che la clip è abbastanza epica, visto che Kanté va in area e spara in sinistro che rade il palo, scriviamo epico N'Golo. Quindi, scrivendo questo testo, che cosa ci permette di fare? Lo andiamo esattamente a posizionare poi al di sopra del nostro Kanté, e ritornando in quella che è la finestra del monitoraggio di movimento, andando a selezionare poi quello che è il titolo che abbiamo fatto, andremo a vedere esattamente che il nostro titolo va a seguire esattamente il buon Kanté per tutta la durata della clip video. Quindi una roba molto molto interessante per chi realizza video, che può essere interpretata in vari modi. Vi ricordo, in descrizione trovate tutti i link di riferimento di Filmora. Bene, chiusa questa parentesi relativa a Filmora, passiamo a quelli che sono i consigli per quanto riguarda le fasi finali della Weekend League, che si giocano dunque il venerdì, il sabato, la domenica, fino ad arrivare praticamente a lunedì mattina, e che praticamente ci vedranno disputare i fatidici 20 match che poi ci garantiscono l'accesso ai premi, che quest'anno sono stati molto più livellati anche su fasce basse rispetto agli anni passati. Quando andare a giocare queste partite e come dividerle? Allora, onestamente, partendo dal venerdì, io vi consiglio di non fare troppe partite il venerdì e soprattutto di evitare quello che è appunto proprio l'apertura della Weekend League. Questo perché nelle prime ore l'utenza anche qui è bassa, quindi ci ricolleghiamo al discorso dei playoff. E visto che il matchmaking è basato sulla striscia di vittorie, cosa succede? Succede che praticamente se voi state 2-0 e siete dei player che magari fanno 8 ma le partite le perdete più avanti, potete beccare anche un player che solitamente fa 20-0 in quel momento sta anche lui su 2 vittorie. Quindi occhio a giocare alle prime luci della Weekend League il venerdì. Inoltre il venerdì è anche un'altra giornata particolare secondo me da evitare per un altro motivo, ossia che intorno alle 19, bene o male, esce la prima promo della settimana. Quindi lì si va a concentrare tutta la fascia di utenza che è interessata a quello che è lo spacchettamento. Quindi che cosa fanno? Si sovraccaricano i server e aumenta in maniera esponenziale quello che è il rischio delle disconnessioni. E ovviamente non fa mai piacere prendere una disconnessione mentre si sta giocando una partita di Weekend League, visto che ogni partita conta affinché poi il risultato finale ci dà premi più golosi. Quindi occhio al venerdì. Diciamo che io il venerdì farei un 5 partite più o meno nella fascia pomeridiana, tornate da scuola, da lavoro, pausa pranzo, vi fate quelle 5 partite del venerdì. Concentrerei la mia attenzione su sabato e su domenica. Perché? Allora, a partire da sabato, sabato è la prima giornata dove magari non si va a scuola, si è liberi dal lavoro, quindi c'è molta più utenza e c'è la possibilità di poter matchare quelli che sono avversari al nostro livello. È vero che beccheremo magari prima o poi qualcuno più forte, però la percentuale si abbassa molto, visto che l'utenza è molto 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 più variegata e quindi il gioco cerca sempre di accoppiarci quelli del nostro livello per poter fare le nostre partite. In più il sabato siete anche liberi da quello che è il pericolo della promo, perché sono terminati gli spacchettamenti, e quindi secondo me concentrare un 6-7 partite per il sabato. Arriviamo alla domenica, che è il giorno clou, perché tanti hanno l'illusione di conservarsi praticamente tutte le partite per la domenica, e questo è molto sbagliato, soprattutto per quelle che sono le fasce serali. Perché mi chiedete spesso anche quando è meglio giocare proprio in termini di orario, la notte, il gameplay. Secondo me questo è sbagliato, perché comunque l'esperienza di gioco bene o male varierà sempre anche a seconda dell'avversario, quindi abituatevi a giocare un po' a tutte le fasce orarie, altrimenti dovremmo giocare sempre alle 3 di notte, ma è infattibile. Quindi io onestamente
vi dico che conviene concentrare sì magari un 7-8 partite per la domenica, ma senza strafare, e soprattutto cercare di evitare le fasce notturne, dove un'altra volta l'utenza si va a ridurre e però aumenta il rischio di beccare utenti molto bravi che cercano di sfruttare appunto il gameplay perfetto. Quindi trovate tutti quelli che sono viziatini, no? Che vogliono la partita veloce, eh? Quindi evitate la domenica notte per giocare le partite. Quindi diciamo che in linea di massima io vi direi di fare un 5 partite al venerdì, un 7 partite al sabato e il resto da fare domenica, anche qui magari nella fascia pomeridiana dopo pranzo vi schiattate il capretto a pranzo, la lasagna, caffettino, un'oretta di sonno e vi finite le partite di Weekend League. Quindi raga, per quanto riguarda questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, in descrizione trovate il link per scaricare Filmora, sia la versione a pagamento col codice sconto si offre il 10%, sia la versione gratuita, tutti gli altri link, la piattaforma Viola per le live giornaliere. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un salutone al vostro Liberoschi. Ciao ciao.